Ciao ragazzi, ben trovati a tutti voi, buona giornata, io sono Manuel, questo è Canale Forza Lazio, partiamo con la nostra intro. Bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi. Vi ricordo immediatamente il nostro sponsor storico, Ristorante La Palazzina, con delle scontistiche dedicate ai soli abbonati al nostro canale YouTube. Questo ve lo ricordo sempre, così come vi ricordo, il video in sovraimpressione vi dimostra come fare, appunto come divenire follower del nostro blog. Allora ragazzi, nel primo pomeriggio di ieri, credo che il primo sia stato lui, quindi ritengo giusto citare la fonte, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedulla ha twittato una notizia secondo la quale era pervenuta l'offerta alla Lazio, l'attesa offerta da parte degli arabi. Nelle ore successive, è arrivata la pronta smentita da parte del presidente Lotito, pronta smentita alla quale io non credo, ok? Io non credo a questa smentita da parte del presidente, se lo dico proprio in massima tranquillità, non ci credo, non ci credo. Offerta, stando a quanto scritto da Pedulla, che dovrebbe oscillare tra i 30 e più. Quel più dovrebbe essere rappresentato dai bonus che andrebbe la Lazio a prendere, bonus come al solito facilmente raggiungibili. Quindi, ragazzi, è un'offerta molto, ma molto vicina ai 35 milioni di euro. E la domanda adesso è questa che mi pongo io e che chiaramente ribalto anche a voi. Cosa fareste al posto di Lotito? Allora, io vi dico la verità. Se parlo al posto del Lotito imprenditore, dico sì subito. Se parlo al posto dell'Lotito uomo, che è una persona che si affeziona, vuole bene ai suoi calciatori, non con tutti, ma con alcuni li vede e li vive come figli, e Immobile al 100% è uno di questi, dico di no. Dall'altra parte, mi metto io. Io tifoso al posto del presidente, dico, raga, Immobile, si vede che è turbato, che è strano, c'è poco da fare. Mo non andiamo a focalizzare quello che è successo ad Oronzo Di Cadore legato agli autografi non firmati, perché, raga, quelle sono cose normalissime che accadono, eh. Sono delle cose proprio normali sul quale si è voluto chiaramente fare comunicazione becera per amplificare questo discorso di Immobile, perché si vede lontano un miglio che Immobile è strano, che è un po' turbato. Questo si vede chiaramente, però a ogni cosa, soprattutto, si è cercato di amplificare una cosa che è accaduta con Immobile, che invece poi sta sempre le mezz'ore, le ore a firmare autografi, sempre disponibile. Quindi, se per una volta Ciro gli gira male, per favore, buoni un attimo. Che cazzarola, mo non è che bisogna andare a vedere pure Ciro quanti, come cammina, che c'ha e le smorfie che fa. Lasciamolo pure in pace sotto questi punti di vista. Però sul fatto che Ciro sia turbato dalla grande offerta ricevuta, che è anche più alta rispetto alle prime notizie che erano arrivate all'inizio di questa settimana, sembrano 18 milioni di euro netti, raga, in botto, netti per in 2 anni, 18 e 18, 36. Di che stiamo a parlare?
voglio vedere, mettiamoci sempre noi al posto di Ciro, ok? Io al posto di Ciro avrei detto: non mi piace andare là, mi fa schifo andare là, si mangia di merda, non te fanno vive bene, mia moglie non potrebbe, faccio un esempio uno su tutti, mia moglie non potrebbe, che ne so, guidare la macchina, perché le donne non guidano la macchina là. Ecco, faccio un esempio su tutti, non mi frega niente, per 2 anni faccio un sacrificio, però poi quando torno in Italia ho sistemato i miei figli, i figli dei figli, intere generazioni. Ragazzi, è lo stesso ragionamento da Milinkovic, parliamoci chiaro. Fatta sta premessa, torno a fare il presidente e dico una cosa: io non voglio vendere immobile, perché mai come quest'anno non c'ho bisogno dei soldi, de fa cazza come l'anno passati, ma proprio per niente. Scusate, che mi arriva l'aria addosso, ma proprio per niente. Mi chiamo Ciro da una parte, me lo chiamerei da una parte e gli direi: Ciro, che vuoi fare? Visto che c'è il rapporto da padre a figlio, no? Che vuoi fare? Questa offerta la vuoi accettare? Se Ciro mi dice di no, io sono il primo a essere contento. Se Ciro mi dice di sì, io dico: ok, Ciro, però mo mi devi togliere da sta situazione d'impasse. Tu vai davanti a una telecamera, fai una conferenza stampa e annunci che tu te ne vuoi andare perché quella è un'offerta irrinunciabile. Amici come prima e stiamo a posto. Ok, questa è quello che io farei. Torna in ballo un ulteriore ragionamento legato al se io fossi imprenditore, ragazzi miei, o meglio presidente, quindi anche imprenditore della Lazio, ragazzi miei, Ciro ha fatto la storia della Lazio, su questo siamo tutti d'accordo, nessuno può dire: ah, Ciro ha dato anima e cuore per la Lazio, Ciro ha giocato in condizioni impossibili di salute per la Lazio. Ciro sotto Covid con la Lazio che arrivava a malapena a mettere 11 in campo, si è imbarcato la mattina in aereo per scendere in campo la sera e fare numero in Europa League. Questo è Ciro. Però a tutto c'è un però. Ragà, 33 anni, 35 milioni d'euro per un giocatore di 33 anni non si sono mai visti. Te li possono offrire solo questi perché sono soldi, solo perché loro hanno soldi da buttare. E io vi dico la verità, ragazzi miei, io lo venderei, ve lo dico proprio in massima sincerità. Io Ciro Immobile a queste cifre, con tutto il bene che gli voglio, a 33 anni, ragazzi miei, io lo venderei, ve lo dico proprio sinceramente. Questo è un pensiero che voglio condividere con voi. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, ragazzi, però sono sincero, per me andrebbe venduto, lo dico sinceramente. Sono tanti 35 milioni, soprattutto per una squadra come la Lazio che sta putinanzi. Certo, poi si creerebbe il problema di andare a trovare un degno sostituto, perché noi ricordiamo che Ciro Immobile non abbiamo comprato il Ciro Immobile prodotto finito, abbiamo comprato Ciro Immobile che negli anni è diventato Ciro Immobile. Attenti, questa nell'ottica di un eventuale acquisto anche del sostituto di Milinkovic, non dimentichiamolo mai, perché la Lazio, nonostante tutti i soldi che ha, non si può permettere, per tanti motivi, per tanti parametri, di prendere o un Milinkovic pronto o un Ciro Immobile pronto. Attenzione, ok? Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. Vi mando un abbraccio, ciao a tutti.